Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi Giù Pluto Bowser, eccoci qui su FIFA 16, carriera allenatore con il Tottenham. Veniamo dalla vittoria, dal passaggio del turno comunque in Europa League. Siamo arrivati in finale ragazzi, in finale mi sembra contro il Monaco, mi sembra, non me lo ricordo più. Direi di motivare i nostri giocatori e boh, andiamo alla partita contro il Southampton. Ce ne mancano tre. Eccoci qua ragazzi, siamo in casa a White Hart Lane contro il Southampton. Partita clamorosamente decisiva. Siamo praticamente a pari con il Chelsea o l'Arsenal, adesso non mi ricordo. Veramente, veramente importante non perdere comunque queste ultime tre partite per stare avanti. Ok, questa è la nostra formation. Ci siamo, abbiamo lasciato Kane e Eriksen davanti che si sono un po' stanchi, però voglio i titolari. Eccoci qua ragazzi, White Hart Lane strapieno. Siamo vicini all'impresa. Siamo vicini all'impresa. Il Tottenham potrebbe tornare a vincere lo scudetto dopo anni e anni. Anni e anni, un sacco, sarebbero tipo 30 anni, non mi ricordo più quando ha vinto l'ultimo scudetto il Tottenham. Parte subito il match e potremmo anche arrivare davanti all'Arsenal per la prima volta dopo 20 anni tipo. Wayama, palla per Fonte che perde palla, Eriksen la recupera, attenzione, possiamo andarcene, fallo su Eriksen clamoroso, ma ovviamente l'arbitro lascia correre, attenzione, la palla in mezzo, sì. Ragazzi, Foster para tutto in questa partita, ridicolo. Palla in mezzo ancora Foster, che è diventato Superman. Il tiro rimpallato. Sané, palla per Kane. Fuori. Che brutto tiro, mamma mia ragazzi, non riusciamo proprio a segnare. Trippier, palla per Kane. Kane se ne va via in dribbling. Kane, attenzione, c'è spazio per Leroy Sané. Sané vuole entrare in area di rigore. Sané, palla per Kane, ancora Foster, il tiro, finalmente riusciamo a segnare. Mamma mia, che sofferenza ragazzi. 1-0 dopo esattamente un'ora di gioco. Grandissimo Sané che l'appoggia dietro. Kane tira, botta sicura. Arriva Foster di nuovo. Ma poi sulla respinta c'è il Gazzi. 1-0 ragazzi contro il Southampton. Finalmente riusciamo ad passare in vantaggio. Kane riesce a tenere palla e Gazzi. E Gazzi sul destro, palla ancora per Kane. Kane vuole di nuovo il Gazzi, ma una finta. Kane, Harry Kane alla fine riesce a segnare anche lui. 2-0, partita quasi in cassaforte. Grandissimo il dribbling di Harry Kane che la mette alle spalle del portiere del Southampton. E quindi al 77, 2-0 per il Tottenham. Siamo sempre più vicini al nostro titolo. José Fonte in attacco, prova tutto per tutto il Southampton, palla in mezzo. Sergio Rico, la fa sua. Cerchiamo di buttarla più in là possibile. Infatti finisce qui il match. Finisce qui il match. Mancano due partite e possiamo, anzi siamo sempre più vicini al nostro titolo di Premier League. 8 tiri in porta per noi, 2 per il Southampton. Vinciamo 2-0 con i gol di Gazzi e Harry Kane. Direi ottimo così. Siamo a più 3 dal Chelsea, partita contro il West Bromwich. Il Chelsea intanto ha pareggiato, siamo a più 2. Quindi mi sembra che ci basti un pareggio per diventare campioni. Credo, non lo so. No. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo a vincere ragazzi, chi se ne frega. Eccoci qua, ancora White Hart Lane. Come la scorsa partita contro il Southampton. Ancora White Hart Lane, due partite in casa di fila. Contro il West Brom stavolta. Vediamo cosa ci aspetta questa partita. Ragazzi, non so se ci basterà un pareggio. Guardiamo qua, 36, abbiamo una partita a queste da recuperare. Quindi se pareggiamo potremmo essere campioni d'Inghilterra, perché contro il Chelsea non mi ricordo gli incontri diretti, ma mi sembra di aver vinto almeno la partita. Comunque, parte il match.
Vediamo se riusciamo subito ad andare in vantaggio. Dembélé, Kane. Giochiamo come sempre molto bene. Teniamo sempre il possesso veramente bene. Lamela sulla fascia. Lamela rientra. Ottimo il trick di Lamela. Lamela serve Dembélé. Dembélé para il portiere del VBA. Quindi calcio d'angolo. Eriksen dalla bandierina. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno di testa. Non ci arriva nessuno. O meglio, ci arrivano quelli del West Brom che riescono ad allontanare. Gomez palla per Shaw. André Gomez palla per Walker. Walker si insinua. La traversa. La traversa. Non ci credo, ragazzi. Il portiere è andato a far falle. Fallo. C'è rimessa laterale. Shaw palla per Dembélé. Dembélé al limite. Palla per Lamela. Ancora il portiere. Ma ragazzi, che portieri ci sono in queste partite? Io non lo so. Fosse la scorsa. Qua, questo portiere non so neanche come si chiama. Mamma mia, André Gomez. Era troppo sbilanciato. Palmer. Ma chi è Palmer, ragazzi? Ma io non so. Farà tutto Palmer. Donnellan. Attenzione al VBA che attacca sulla destra. Sessegnon. Fletcher. Il tiro. Madonna mia, Sergio Rico riesce a buttarla fuori. Calcio d'angolo per Sessegnon. Vuole la palla in mezzo. Arriva, no. Mamma no. Mamma mia. Ripartiamo, ripartiamo, ragazzi. Ho sbagliato gol subito. Maybe, maybe. Dele Alli. Palla per Walker. Dialogano i due. Lamela fermato. Fermatissimo. La palla rimane in campo. E la madonna, ragazzi, ma è incredibile. Eriksen. Una finta. Non sappiamo proprio dove andare. Sono tutti in difesa. Guardate lì. Sono tutti Enobe lì. Palla per Dembélé. Il cross arriva al portiere. Eriksen. Oh mio Dio, Palmer. Ma chi è Palmer, ragazzi? Mamma mia, Palmer para tutto. Il cross in mezzo. Ancora Palmer. No, vabbè, ragazzi. Io ci rinuncio, ci rinuncio, ci rinuncio. Ancora palla in mezzo, rinviata stavolta. Riesce il West Brom a allontanare. Walker, palla per Eriksen. Mancano 10 minuti e non l'abbiamo ancora sbloccata. Dembélé, Harry Kane, la palla rimane lì. No, vabbè, ragazzi, però è patetico. Ancora Palmer, ma cosa avete? Tutti questi portieri, Palmer, Palmer. Ma zio porcone Palmer, guardalo lì. Oh, non lo so, è best portiere ever. Non so, Buffon gli fa una pipa. Boh. Attenzione, Beraino, chiuso. Ripartiamo, ragazzi. Mancano solo 5 minuti. Palla per Vertonghen, addirittura in attacco. Stiamo provando tutto per tutto. Vertonghen rientra. Diamola lì fuori che c'è un po' di spa. Ma no, ma come l'ha data? Riparte Beraino. Con le mani il West Brom vuole tenere palla, vuole questo pareggio. Recuperiamo palla, no. Pareggiamo, ragazzi. Andiamo a più 3 dal Chelsea. Comunque sia, non so se siamo già campioni in Inghilterra, però potremmo esserlo, ragazzi, non lo so. E comunque aspetteremo la prossima partita per festeggiare, così siamo concentrati fino alla fine. Guardate qua, cioè, ragazzi, 14 tiri in porta. 14, 14 a 0. Andiamo a vedere un attimo. No, perché, ragazzi, cioè veramente, io sono curioso, sono curioso. 14 tiri a 0. Come si guardano il numero di parate dell'amicone lì? Ok, qua. West Brom, portiere migliore in campo con 9,9. 9,9. Parate 14, parate su 14 tiri. Adesso io non vorrei dire, però quando non puoi vincere è così, ragazzi. È patetico. 14 parate su 14 tiri e poi non, uno non si deve arrabbiare giocando a questo gioco, eh. No, tranquillo, tranquillo. Va bene, andiamo avanti, va che è meglio. Quindi adesso torniamo al nostro campionato. Ci manca una partita e poi ovviamente la finale di Europa League. Newcastle Tottenham Newcastle, 3 punti dal Chelsea. Conferenza stampa, ovviamente la facciamo, anche se lo sapete che non serve a niente, però. Comunque, parliamo bene dei nostri giocatori.
E direi che possiamo andare avanti. Partita contro il Newcastle, 3 punti ci staccano dal Chelsea, quindi ci basterebbe anche un pareggio per vincere il titolo. Non so adesso come sia la differenza reti e affini, ma poco importa, ragazzi. A noi basta solo un punto per essere campioni d'Inghilterra dopo 30 anni, mi sembra, che il Tottenham non riusciva a vincere, o forse anche di più. Guardiamo la nostra formazione, dovremmo essere comunque sia a posto. Cerchiamo di fare posare il maggior numero di persone possibili, anche perché c'è l'Europa League in ballo e ovviamente il campionato, quindi potremmo anche averlo già vinto. Quindi andiamo con una formazione più o meno, tra virgolette, ibrida tra la prima squadra e la seconda. Non contato di anni, però là davanti loro hanno Dumbia, il bug dei bug. Chi se ne frega, però parte subito il match. Puntiamo a vincere, ovviamente, come tutte le partite. Partiamo in attacco. Sané sulla fascia, palla per il Gazzi, che perde subito il pallone. Sané se ne va via sulla destra. Attenzione, Sané riesce ad andarsene. Comunque da terzino anche lui è affidabile. Dembélé, palla ancora, splendida, splendida, splendida. 1-0, Moussa Dembélé. Lo mettiamo all'ultima giornata di campionato. Guardate qua, che 1-2. Palla dietro e poi grande assist per Moussa Dembélé, che al volo insacca. E quindi dopo 8 minuti siamo già 1-0. E abbiamo incominciato alla grande questa partita. Eccezionale. Jan Mart, De Jong, riparte Shelvey, palla per Dumbia, Tiote, attenzione a West Ham. Attenzione, varco incredibile. Dumbia contro Sergio Rico. 1-1 subito, dopo 15 minuti riescono di già a rientrare in partita. Ragazzi, clamoroso, un tiro sono riuscito a fare, un gol. Con il solito Dumbia, il solito buggatore di FIFA, recupera palla addirittura il Newcastle. Palla per Georgino Wijnaldum. Dumbia, attenzione, riusciamo comunque a intervenire, ma la palla finisce in palo laterale per il Newcastle, però questo West Ham. Palla in mezzo, non ci credo, la palla rimane lì e vabbè, 2-1. Clamoroso, ragazzi, in 2 minuti ci prendiamo il 2-1. Va bene, la Sissoko, va bene, ragazzi, molto molto sensato, sì. Il nostro portiere, la nostra difesa, boh, l'hanno lasciato praticamente passare. Vediamo se riusciamo a recuperarla subito, ma il Newcastle sembra essere invincibile in questo frangente. Taylor, palla per Jan Mart, riparte il Newcastle, c'è un po' di spazio per Sissoko sulla destra, se lo prende tutto. Attenzione, adesso fanno gol di sicuro. Guardalo qua. Pazzesco. 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 3-1. 3-1, pazzesco, ragazzi, hanno fatto 3 tiri in porta, 3 gol. Lo sapevo che prendeva gol, lo sapevo. Qua, oh, sono ingiocabili, non si può. Sono ingiocabili, va bene. Sissoko riparte sulla destra. Attenzione, palla per Dumbia. Dumbia. Vuole il cross in mezzo. Attenzione, la palla rimane lì. Ovviamente la nostra difesa finalmente si sveglia. E Gazzi, ripartiamo. Rabiot, palla per Lo Celso. Lo Celso serve Moussa Dembélé. Andiamo in controffensiva. Dembélé riesce, no, col Kaiser. Ragazzi, è impossibile. Sparano via, ma hanno la difesa più forte del mondo. Io non lo so, veramente. Peggio del CSKA. Newcastle, non so. Campioni d'Europa subito. E Gazzi, vediamo se riusciamo a trovare un varco e segnare almeno il 3-2. E Gazzi, palla per Carrasco. Eccolo qua, Carrasco. Prendiamo sta palla, andiamo al centro. Mamma mia, che fatica. E Gazzi, guardate qua. Superazione, vede Carrasco libero.
lo serve. Poi la stava per sbagliare anche lui. Ma almeno a 3-2. Grande Pereira Carrasco. E adesso andiamo a riprendercela, ragazzi. Andiamo a riprendercela. Shelby palla per De Jong. Tio Te recupera palla. Rabiot, grandissimo Rabiotino. Carrasco, Carrasco, l'autore del gol del 3-2. Carrasco, serve il Gazzi. E il Gazzi però va andato a casa. Mamma mia. E va a cagare. Ma io non lo so, ma ragazzi, dai. Rosso, bravo. Mamma mia, ragazzi. Espulsano Chelsea, ma perché avevo troppa rabbia dentro di me. La rabbia, veramente. Giocatori che sbagliano apposta. Vabbè, vai gol. Palla per Dembélé. E il Gazzi. Palla per Dembélé. Abbiamo comunque tutto il tempo per recuperare. Siamo calmi. Carrasco. Carrasco in area di rigore. Il dribbling messo giù. Rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore, ragazzi. Carrasco contro Krul. Il pararigori. Carrasco. 3-3. Eccezionale, ragazzi. Pereira Carrasco. La riequilibra lui con la doppietta. Grandissimo Pereira Carrasco. Si va a procurare il calcio di rigore. Lo segna. Ci porta sul 3-3. Anche in 10 contro 11. Riusciamo comunque a tenere botta. E siamo ancora là davanti. Siamo ancora lì. 3-3. Attenzione però al Newcastle, subito, che vuole il 4-3. E potrebbero anche farcelo, perché il gioco, sapete com'è, è un po' matto. Sai ve che non so neanche dove cacchio sia uscito fuori. Dumbia. Attenzione Dumbia, rimpallato. Ma nessuno va sulla palla, incredibile. Dumbia, palla dentro. Ma andate a quel paese. Mamma mia, ragazzi, io non ci voglio credere. Cioè, non ci voglio credere. Segno e devono segnare loro, forza. Cioè, c'era la palla lì, ma nessuno l'ha voluta prendere. È pazzesco. Cerchiamo di ritornare in avanti adesso. Carrasco non gli arriva la palla. Recupera il Newcastle. E vabbè, andate avanti tutti voi. Tranquilli, tenete palla, fate tutto quello che volete. Mi sono rotto le palle di sto gioco. Pereira Carrasco, palla per Rose. Rose si insinua, palla per Carrasco, ancora Carrasco, palla per Paragna. Sparagna, ragazzi, Sparagna. 4 pari, gol di Sparagna. Siamo praticamente alla frutta. Se ci segna Sparagna, siamo veramente messi male. Comunque l'importante è aver pareggiato. 4 pari. Il Newcastle è ancora una volta recuperato. Attenzione perché c'è lo spazio per il 5. Vai gol, vediamo se riusciamo ad andare in avanti. E il Gazzi contro Aidara, che sembra un personaggio di Naruto, ma chi se ne frega. E il Gazzi non ha molto spazio. Tentiamo di rientrare sul sinistro. E il Gazzi, ma non c'è nessuno. Fatevi vedere. Dumbia, attenzione alla ripartenza del Newcastle. No, non adesso. Non al 93esimo. Attenzione, Mitrovic rivince un rimpallo. Mitrovic. Oh mamma mia, salva tutto Sergio Rico. In probabilmente calcio d'angolo. Sì, no, grande. L'ha buttata fuori Wijnaldum. Sergio Rico salva il match, probabilmente salva il titolo. Palla lunga. Vediamo gli ultimi istanti di gioco. Sì, siamo campioni d'Inghilterra. Il Tottenham torna a vincere un titolo dopo 40 anni, 30 anni, non so, non mi ricordo più quando era l'ultimo titolo del Tottenham. Veramente un'impresa storica. Come quest'anno c'è stata quella dell'Leicester. Qua su FIFA vinciamo lo scudetto, vinciamo la Barclays Premier League con il Tottenham. Siamo stati primi praticamente dalla prima giornata. Magari qualche cambio là davanti con Arsenal e Chelsea, ma per il resto abbiamo dominato questa stagione. 7 tiri in porta per noi, 5 per il Newcastle, che riesce comunque a strapparci un 4-4. Il Chelsea vince 4-0 sul Leicester City. Si mantiene a 3 punti da noi e penso mantenga anche il secondo posto. Ma adesso ci aspetta la finale di Europa League. Clamorosamente la nostra finale di Europa League contro il Monaco. Vediamo un attimo i tabelloni. Volevo andare a vedere un attimo la classifica di Premier League prima di chiudere il video. Vediamo. Capitan One Cup è quella che abbiamo vinto noi. Ok, Tottenham 84 punti. Chelsea
Ah, è vero perché con il nostro pareggio abbiamo vinto di un punto. Comunque sia, abbiamo dominato l'Arsenal, ha fatto 4 sconfitte come noi. Comunque, miglior attacco con 73 gol fatti e miglior difesa con 26 gol subiti. Lo United arriva quarto, il City quinto. Veramente, veramente una Premier League coi fiocchi. Beh, ragazzi, che dire? Noi ci vediamo al prossimo video dove ci sarà la finale di Europa League. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo vinto il campionato con il Tottenham e ci manca l'Europa League. Vedremo come andrà a finire. Voi mettete un piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete. Come al solito, noi ci vediamo al prossimo video. Dopo, ragazzi. Wahoo!